da oggi attraverso l'impegno dell'amministrazione comunale, ma anche di validissimi e valenti concittadini, come il caso del professor Luigi Senatore, che insieme al sindaco questa mattina hanno presentato questa iniziativa di Cava Smart City. Sì, Cava Smart è l'iniziativa che stiamo proponendo, perché i finanziamenti comunitari dal 2014 al 2020 riguarderanno proprio questo tema: una città intelligente, una città smart, veloce, che abbia servizi all'avanguardia, dove ci sia informatizzazione, dove ci sia tecnologia, dove la qualità della vita sia garantita appieno per tutti i cittadini. Su questa strategia che guarda al futuro abbiamo coinvolto il professore Luigi Senatore, collega dell'Università di Salerno, ma soprattutto amico personale di sempre, il quale ci ha dato una forte mano, peraltro a titolo assolutamente gratuito, da amante della sua città, per impostare un bando che nei prossimi giorni sarà pubblicato e che consentirà a 15 giovani, mi auguro tutti i cavesi, di portare idee per la città del futuro. Un'attività che sarà anche remunerata, sia pur non in maniera particolarmente consistente, ma che consentirà poi la creazione di un parco progetti da candidare ai progetti europei che verranno. È un momento in cui Cava ferve per i finanziamenti ottenuti dalla nostra amministrazione, come il CCN, recuperati per i capelli dalla nostra amministrazione, come il contratto di quartiere che sembrava perso, o portati avanti con grande impegno, come nel caso del piano del Più Europa, ma bisogna guardare anche ai fondi che gestiranno le amministrazioni del domani, quelle che governeranno Cava, diciamo, dal 2015 in poi, e questa iniziativa importante che stiamo impostando va proprio verso la Cava del futuro, va proprio verso la valorizzazione soprattutto delle nuove generazioni, dei giovani tecnici che potranno esprimersi e dare il proprio contributo per costruire la Cava Smart del domani. Allora, quindi gettate le basi oggi per questo progetto ad ampio respiro, ma soprattutto anche opportunità per chi in un momento di grande difficoltà congiunturale cerca appunto di affermare magari idee valenti. In che campo in particolare? Allora, praticamente ha detto già quasi tutto il sindaco. I campi, gli ambiti fondamentali saranno la mobilità, l'ambiente, l'economia della conoscenza, la qualità urbana e lo sviluppo urbano, il turismo e la cultura. Quindi sono 5 ambiti fondamentali e chiediamo ai giovani di portarci idee e di lavorare con noi per costruire la Cava del futuro. Questa è la nuova logica ed è una struttura singolare, perché è stata adottata per prima da questo comune, è stata pensata da noi e quindi speriamo che vada bene. La tempistica? Penso che adesso andremo con il bando, che è un concorso di idee, dove verranno selezionati 5 gruppi costituiti da 2 persone, da 2 componenti, e questi gruppi saranno dedicati, questi 5 gruppi, ai 5 ambiti che ho elencato in precedenza. Credo, insomma, a breve, in un mese e mezzo, insomma, di uscire con il bando, con l'avviso pubblico.